Ciao a tutti amici di tecnologiasumisura.net. Dato che si sta avvicinando il periodo estivo, abbiamo deciso di realizzare una piccola miniserie dedicata interamente all'ottimizzazione dei flussi d'aria all'interno del computer. Divideremo questa miniserie in due filmati, all'interno del quale tratteremo un cable management più avanzato utilizzando i cavi proposti dalla Bitphoenix, la serie Alchemy, li potete vedere qui, poi li descriveremo nel dettaglio naturalmente, e poi implementeremo il nostro sistema con un Reobus, ovvero un sistema hardware per gestire la velocità delle ventole. Per quanto riguarda questa parte introduttiva, vogliamo anche descrivere un po' come si effettuano i vari collegamenti delle ventole. Qui ne abbiamo una da utilizzare come cavia, possiamo dire, e vediamo i vari collegamenti che in genere sono a disposizione. Proviamo il garbuglio. Innanzitutto, una ventola è collegabile tramite un Molex da 4 pin direttamente all'alimentatore. In questo caso, se utilizzassimo questo tipo di collegamento, la ventola girerà sempre al massimo del suo potenziale. Mentre in genere è disponibile anche questa presa da 3 pin e questa consentirà di essere collegato sia alla scheda madre per gestire la velocità della ventola tramite software, oppure a Reobus, tipo questo qui che abbiamo acquistato, per essere gestita la sua velocità tramite hardware. Con questa parte introduttiva abbiamo concluso, non rimane che dedicarci all'unboxing, all'installazione del fan controller e all'implementazione di questi cavi.